Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere siamo tornati a essere in tre dopo un po' di stacco. Questo è probabilmente l'ultimo video dell'anno. Sì. Insomma, in questo modo più a escursione. Sì. Poi magari riuscirò a fare un video tipo best of del 2022. E oggi dove ci troviamo? Oggi è il 22 dicembre. Il 21 dicembre. Ci troviamo nel Parco della Piana di Sesto Fiorentino, sì, che è appunto un insieme di piccoli stagni e laghetti con un'aggiunta di una zona dedicata esclusivamente all'avvistamento di passeriformi. Poi credo, poi lo conoscete, insomma, ci ho già fatto altri due video, sì, questo è il terzo. Sì, gli altri due video di Birgocci qua abbiamo... è a Preto, giusto? Sì, e uno fa il Pollo del Fucecchio, ma è un'altra cosa. Ed è comunque una zona molto importante. Sì. Perché di quello che è rimasto della vecchia piana di Firenze, che era una piana alluvionale, quindi tutta zona paludosa, è racchiusa praticamente all'interno di queste due piccole aree. Esattamente. Adesso presenti, visitabili al pubblico, poi ce ne sarebbero altre due. Solo il sabato e la domenica, durante la settimana si possono accedere soltanto quelli, i soci con le chiavi. I soci di E ci troviamo qui appunto perché siamo riusciti a organizzare questo breve pomeriggio. Mm-hmm. Sì, infatti il sole sta già calando. Esatto, appunto per cogliere l'occasione di fare l'ultimo video dell'anno prima di Natale e sfruttando questa occasione farvi anche gli auguri a tutti voi per buone feste, a voi e ai vostri parenti e niente, credo che sia questo tutto. È ciò. Beh, in questo caso sì, buon Natale, buon Hanukkah e buon Natale. Generiche festività religiose competenti qua o altrimenti bella, godetevi i regali di Natale. Se a Natale ricevete qualcosa riguardante la natura, fatecelo sapere nei commenti. Andiamo direttamente nel ponte, uguale. Sì. Andiamo. Che scuola. Dai, qua ci vado più spesso di voi, perché... Scusa. Non lo stavo registrando tutto. Fa piacere. Io non sono per niente negativo. Perché lui sì? Vabbè, sì, che sono? Bello. Parti il pescatore, prendi che vuole aprire d'acqua, vedi? Stiamo andando via dal capanno, ci stiamo spostando nell'altro per vedere se dall'altra parte del lago c'è qualcos'altro. Per il momento abbiamo visto folaghe, alzavole, germani, tuffetti, mestoloni. Classico airone cenerino che gira sempre forte. Martin pescatore. Tutto l'anno. Ah sì, un bellissimo Martin pescatore. Ma anche quello sta diventando piuttosto stabile, lo becco spesso. Sai te che non te lo metti, eh? Perché mi stringi la testa delle crepature? Eh? Hanno fatto delle stringi la testa? No. Un pochino sta stretto però. Non mi va, vedi? Lui ride, ma perché non lo potete vedere. Okay, certo che lo posso vedere. Eh sì, eh. Sì, eh.
accanto. Ma è troppo sulla passeggiata, qua ogni tanto qua ci fanno il nido le folaghe di solito. Sì, si i tuffetti c'erano una volta sulla sinistra. Altro capanno. Capanno di prima, stessa cosa di quello ancora prima. Niente di nuovo. Cosa vede, signore? Ma allora, vediamo cosa c'è davanti il Colosseo. Per chi non lo sapesse, quel capanno che purtroppo non è stato completato del tutto viene chiamato da noi che bazzichiamo la zona, non abbiamo niente di meglio da fare nella vita, si chiama Colosseo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Buone feste, buon Natale. Cos'è quella roba? Ah, una telecamera? Sì, sì. Poi andiamo a vedere se ci sono i tritoni. Questo si era già detto, no? Sì, sì, per i popolari per, sì, degli anfibi, ma ci sono le tartarughe. Ma ora non si muove, no. Sì, ma non si produce nemmeno gli anfibi. Ma in realtà è un vero capire. Sì, stavolta era pieno. Noi stiamo andando ai passeri, vediamo se c'è qualcosa qui nel capanno. Se ci siamo visti. Siamo arrivati al Lago dei Cavalieri e vediamo se c'è qualcos'altro. Che vede qualcosa? C'è il rumore, si è spostato laggiù lungo il canale, c'è una gallinella. Anche qua ce n'è uno. Oh, laggiù, da quell'altra parte dove sto. Cavalieri d'Italia? Cavalieri. Quella è bella.